Con un po' di confusione con i tag, signore e signori, e il match comincia ora. Siete pronti per un... non cagarti addosso. C'è tempo per cagarsi addosso. Bene, il match è partito. Come potete vedere, un'esibizione di Neutral impressionante, incredibile. Ciao Adlo Adlo, come va? Come va, visto? Ci sono i nostri amici Yiggy e Dunkmaster che stanno giocando. Sei emozionato all'idea? Beh, come potete vedere, stanno combattendo e wow, un colpo impressionante da parte di Sephiroth, che fa il Nair, e poi si lancia il... Ah, qualcuno per commentare non c'è... Gli ha già... Ah, ma gli ha rotto lo shield, porco dio. Cioè, perdini rindina. E prima stock presa con un bel neutral build caricato al massimo da parte del antagonista con la spada più lunga del mondo da Final Fantasy VII. Attenzione, però il nostro amico Yiggy riuscirà a riprendersi la lead con qualche colpo e qualche throw. Però non c'è nessuno, per l'amor di Dio. Non ho chiesto io questa cosa, non ho chiesto di commentare. No, io sto molto bene, sono... non sto bene, non sto commentando molto bene. E come potete vedere, ho fatto down B e un bel up B che però non uccide ovviamente. E la sua frusta non riesce a colpire la spada. Perché sono molto lunghe queste armi. Ma chi avrà l'arma più lunga per sconfiggere il nemico per più? Un altro shield break e un altro neutral B caricato al massimo da parte di Sephiroth, che prende un'altra stock. Incredibile, due shield break. E Yiggy si trova già con una stock sola. Riuscirà il nostro amico Robertino, Robert Wen, a fare un bel 3-0? Chi lo sa, chi lo sa. Però, visto l'andazzo, potrebbe darsi di sì. Attenzione, la spada che colpisce è la frusta, è la Holy Water, la PD. Però non uccide. Oh, finalmente. Con un colpo dash ha preso la sua prima stock, Yiggy. Sarà difficile recuperare, però con un po' di pazienza potrebbe ritornare in vantaggio, forse. Cioè, ne dubito un po', ecco. Però ci può provare. Sephiroth e Simon si lanciano un po' di cose a vicenda e si tengono lontani, ma adesso Sephiroth l'ha preso, l'ha grabbato, lo lancia. Fair che non prende e si riposiziona con l'up B. Si riposiziona, si prepara ad attaccare. Ha preso la... ha preso... dai. Niente, è uscito dall'acqua santa. Footstool, poi un boh. Forse è ora, forse gli prende la stock. No, niente, non ancora. Se lo porta una stock sarebbe molto imbarazzante. Oh, quasi ucciso, ma niente da fare. Niente da fare, mi sa. Che palle. Potrebbe essere un bel set commentato da qualcuno che se ne intende, però mi dispiace che mi sia capitato io, però non c'è nessuno, stanno tutti facendo i loro primi round, quindi ci sarà un pochino da aspettare, ma a breve ci sarà qualche bravo giocatore pronto a commentare per voi. Nel frattempo Simon, sì, e se vuoi commentare, se vuoi anche commentare, giocare contro Bosch. Ok, però dopo sì. Allora, se vuole dopo viene anche Poppy a commentare. Dov'è? Dov'era questi? Ma non ci sono, sono tutti occupati, tio? Sì. Sì. Vabbè. Allora, aveva detto rival. Allora, ha vinto Robertino, adesso lo aggiorniamo il suo punteggio. No, l'overlay. Intanto Roberto batte Butterfield Small.
Che cazzo mi metto qua? Però. Ma allora c'erano un po'. Dai. Ok, stessi personaggi di prima. Safe powers. Boh, nel caso poi abbiamo setup come c'è 2-0. Sì, sì, dopo lo sappiamo meglio. 2-0 Ribal. Ah, 2-0. Perché l'ho messo? Poi già sistemiamo quella roba dell'overlay. Sì, poi... sì, sì. Vai. Vai 2 secondi. Allora, intanto 1-0 per Roberto. Il match sta continuando. Un vantaggio si trova. Pratica risolta, ha preso prima della pratica. Cosa? 2 secondi. Riesci a sistemare un match? Cosa devo fare? C'è un match da disegnare. Claro. Questo? Sì. 2-0 Falco GSS. Maledetti, no, infattibile. Non ho segnato i punti. Non ho segnato i punti, ora vado occupato. Io stavo giocando. Allora, stavo cucinando. No, no, ma chi è che ha fatto il ceiling? Perché sono di nuovo contro di te? No, io devo non so. Mi sa che ha cambiato qualcosa Lorenzo, tipo. Però, non vorrei dire, perché ha visto tipo un... non so chi era. Sì, ma non posso giocare ogni cazzo di torneo con te, capito? No, questo è il nostro secondo. Terzo, però. Terzo, vabbè. Terzo in neanche un mese. Ah, beh, allora, dai, ci si diverte, dai. Hai vinto? Sì, cioè, sapevo perdevo, porco Dio. Cioè, che pare che devo giocare con te ogni cazzo di... Beh, ma non ti diverti? No! No! Guarda che uso Samus! È così spassosa! Mi ho funzionato tutto subito. Ti devi aspettare, mi sa ancora. Allora, qualcuno vuole commentare il match di Robertino? Sei l'usero Fi, che è... Ti perde tra questi due. Qualcuno vuole commentare Roberto... Bene. Roberto Iggy? Tu. No, io non commento. Dai, prova. Non so commentare. L'ho fatto fino a prima e non so cosa dire. Faccio come quell'altro che fa di tipo. Ah, ecco lo spadaccino. L'antagonista di Final Fantasy VII, eccetera. Oh, arriva Panino a commentare. Buon divertimento. Eccoci qua. E continuiamo a commentare questo set. Iggy Dunk Master. Sono già scontrati. Se non erro, un set lo ha vinto Dunk e l'altro ha vinto Iggy. Quindi sì, vedremo. Solo che l'ultima volta Dunk Master usava Sheik, mentre questa volta sta usando Sephiroth, decisamente un matchup, ma non saprei se è meglio o peggio, però sicuramente sempre buono per Dunk Master, non si prende, ha comunque il range per combattere Simon. E prende convincentemente il secondo game. Sì. Secondo game per Dunk Master che fa il match point. Vediamo. Ciao Aldo. Adlo 2N. E io sono contro chi perde, quindi sarà divertente. Che pulizia, Robertuano. Iggy, dove vuole andare? FD. Bello stage. Si mette Castlevania o no? Vediamo. Matchup che tra l'altro Iggy gioca abbastanza spesso contro suo fratello, perché comunque Zante gioca anche Sephiroth. Quindi probabilmente lo conosce, però se Dunk Master sembra più bravo con Sephiroth di Zante. Comunque.
Vediamo un po', vediamo un po'. Questi up B out of shield buonissimi per Iggy, che toglie la pressure. E cerca queste acque sante che spaziano bene contro il range di Sephiroth alla fine. Entrambi giocano uno spacing estremamente lungo, sulle lunghe distanze. Buon combo da parte di Iggy, sta raccando percentuale rapidamente. Però adesso Lala è online, quindi bisogna stare attenti. Edgeguard. No, ok, riesce. Ciao Adlo! Ok. Eccolo qua, l'ho edgeguardato con il fair, ottima mossa. Ciao buia. Ok, ok. Vediamo se Iggy riesce a prendere la stock. Tra l'altro, sì, tutto lo stalling che può fare Sephiroth all'edge, i Belmont possono stare a distanza e non prendersi neanche up B, tutte quelle cose lì. Quindi è ottimo per i Belmont. Reversata con l'ascia che non penso volesse fare. Grabba, lo mette off stage, vediamo se riesce a prendere la stock. No, mi sa la punish, lì probabilmente left hit sarebbe bastato. 179 non muore, questo Sephiroth è incredibile, ok. Finalmente l'ascia lo prende, direi. Ma attenzione, è una brutta posizione, Iggy. Fa fatica a uscire dall'edge, infatti. Il fair gli toglie le risorse. Ok, ok. Iggy che prova l'edge trapping, ma Roberto ne esce facilmente. Ok, di nuovo stazione ledge. Iggy deve recuperare un po', è il match point per Roberto. Vediamo un po' questa pulizia. Rimbalza sullo scudo l'acqua. Lala intanto è online, quindi deve stare molto attento Iggy a cercare di prendere questa stock in fretta. Palline non gli permette nemmeno di la strappare alla perfezione, infatti se le prende. Roberto sta fake. Parlava di giocare lo stormaglio proprio. Mamma mia, che faker. Un traitor. Ok. Qua Simon cerca di atterrare. Vantaggio di una stock per Roberto. Molto dura per recuperare qui. E il counter chiude il set. Un 3-0 abbastanza pulito da parte di Dark Master, che avanza. Però, ma se gioco eroica, pia stra easy.